presentato. Armi! Alza bandiera! Sappiamo il tuo volto, ho sconosciuto, non il tuo nome, rude di soldato, e ignoto il luogo che è santificato, fu dal tuo sangue quando sei caduto, ma il tuo viso fu bello e fu divino, forse un imberbe, viso giovinetto, lo vergo all'ombra fosca dell'elmetto, sorridere con occhi di bambino. Fu nostro sangue, il sangue tuo vermiglio, sei senza nome, d'ogni madre ignara, inginocchiata presso la tua bara, singhiozza il nome di suo figlio, il nome inciso in tutti i monumenti e che risuona in tutte le fanfare. Hai la tua casa in ogni casolare ed appartiene a tutti i reggimenti. Senti ogni madre il suono della voce, nota il suo cuore, pure tu sei muto. E là sul campo dove sei caduto, tutte le croci sono la tua croce. Da quelle tombe un monito e un saluto, con severo silenzio tu ci porti, son tutti i cuori dei fratelli morti, chiusi nel cuore tuo, oh sconosciuto. La mia patria è l'Italia, la terra meravigliosa incoronata di monti superbi e bagnata dal mare azzurro. Essa è ricca di bellissime città, di colline verdeggianti e di pianure fertili. Roma è il cuore dell'Italia, io amo la mia patria e la sua libertà. Molti uomini forti e generosi offrirono la loro vita per difendere la libertà dell'Italia. Il simbolo della mia patria è la bandiera di colore, che risente dal sole nei giorni di festa o pende abbronata nei giorni di dolore. Messaggio del ministro della difesa Giampaolo Di Paola, in occasione del 4 novembre 2012, giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri, personale civile della difesa. Il 4 novembre del 1918, con l'armistizio di Villa Giusti, si concludeva il primo conflitto mondiale. Nel volgere di pochi mesi, a partire da quella che è ricordata come la battaglia del solstizio, aveva preso slancio la controffensiva italiana, che il 24 ottobre riuscirà a sfondare il fronte austriaco a Vittorio Veneto ed a condurre l'Italia
alla vittoria finale. Non fu una vittoria indolore, ma i lutti e i segni profondi lasciati dai 41 mesi di interminabili combattimenti cementarono la coesione degli italiani, accrescendone lo spirito di solidarietà e l'amor di patria. Sentimenti nati durante le guerre di indipendenza che si rinnovarono e radicarono definitivamente nella coscienza nazionale e che oggi più che mai devono ancora rappresentare il punto di riferimento per una società chiamata a nuove e decisive sfide, che vedono l'Italia insieme ad altre nazioni europee alle prese con un periodo di instabilità finanziaria molto consistente. In tempi di crisi tutti sono chiamati a fare la propria parte. Anche in questo contesto le forze armate vogliono fornire il proprio contributo. Esse vogliono essere prima di tutto un riferimento etico e quindi organizzativo, capace di valorizzare le risorse che il Paese è capace di rendere disponibili. Questo è il senso della profonda revisione dello strumento militare, già in atto. Uno strumento finanziariamente sostenibile ed operativamente efficiente, saldamente integrato nei sistemi dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea, che consenta al nostro Paese di continuare a ricoprire un ruolo attivo, credibile e responsabile sulla scena internazionale. Le forze armate sono oggi impiegate all'estero, soprattutto sotto l'egida delle Nazioni Unite, per promuovere una maggiore sicurezza e stabilità internazionale, in favore dei più deboli, ispirate dal rispetto per la dignità della persona umana, dei suoi diritti, della sua religione. Sono passati 30 anni dalla prima missione di stabilizzazione in Libano. Da allora, anno dopo anno, missione dopo missione, le forze armate hanno espresso capacità operative di primissimo livello, come testimoniano i ripetuti inviti rivolti all'Italia da parte della comunità internazionale a contribuire alle operazioni fuori dai confini nazionali. Perché è lì che inizia il progetto di sicurezza del nostro Paese. Richieste sempre accompagnate dall'unanime apprezzamento per la professionalità dimostrata nelle operazioni dei nostri militari. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri, personale civile della difesa, nel giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, rivolgiamo il nostro pensiero riconoscente a tutti i militari che, in guerra e in pace, sono caduti in difesa della sicurezza del nostro Paese. Ultimo, in ordine di tempo, il caporal maggiore Tiziano Chierotto, che è caduto in Afghanistan il 25 ottobre scorso. A tutti i familiari dei nostri caduti, la difesa oggi rinnova i sentimenti di cordoglio e vicinanza. Il ricordo del sacrificio di tutti i caduti accresca il vostro orgoglio di vestire l'uniforme. L'Italia intera vi apprezza per il quotidiano impegno posto al servizio delle istituzioni, del Paese e della nostra gente. Viva le Forze Armate, viva l'Italia! Detto riposo! Messaggio del Presidente Napolitano nella giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, ha inviato il seguente messaggio. Nella ricorrenza del 4 novembre ricordiamo il 94esimo anniversario della vittoria del primo conflitto mondiale e con essa celebriamo l'Unità d'Italia e le sue Forze Armate. Questa mattina all'altare della Patria renderò omaggio al sacello del milite ignoto e rivolgerò il mio commosso pensiero a tutti coloro che sono caduti per la libertà e la prosperità del nostro Paese. Assistiamo in questi anni al succedersi di eventi di portata storica e straordinarie trasformazioni in ogni settore della vita umana, che investono drammaticamente gli assetti istituzionali, economici e sociali a livello locale e globale.
prepotente e subitaneo affacciarsi sugli scenari del pianeta, delle esigenze e delle capacità competitive di immense moltitudini di uomini e donne, finora rimaste latenti ed inespresse nel sottosviluppo, ci impone di affrontare e di vincere nuove, ardue sfide nel campo dell'economia, della sostenibilità ambientale, della giustizia sociale internazionale. Dobbiamo farlo insieme, paesi e cittadini, perché di fronte alla crescente interdipendenza, alla complessità e comunanza dei problemi del XXI secolo, nessun singolo Stato è in condizione di intervenire unitamente da solo. In tale prospettiva le grandi organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, l'Alleanza Atlantica, costituiscono i soli possibili strumenti istituzionali di intervento efficace e coeso degli Stati e vanno perciò costantemente migliorate, potenziate e valorizzate. Nel loro ambito lo strumento militare assume un ruolo nuovo e cruciale. In un quadro di più limitate risorse finanziarie, condizione fondamentale per poter rendere politicamente e tecnicamente efficaci le forze armate nelle missioni internazionali e per garantire ad esse capacità di eccellenza e la progressiva integrazione con gli strumenti militari degli altri Paesi membri in una struttura organizzativa e operativa comune. Esprimo pertanto il mio plauso e il mio incoraggiamento agli sforzi che il Governo sta conducendo in questa direzione e auspico una rapida conclusione dell'iter parlamentare della legge delega per la realizzazione dell'importante progetto messo a punto per la razionalizzazione strutturale delle Forze Armate. In questa giornata rivolgo il mio riconoscente apprezzamento e quello di tutti gli italiani a coloro che in questo stesso momento danno già concretezza sul campo a questi propositi, agli oltre 6.000 militari impegnati nei diversi teatri di crisi, dall'Afghanistan al Medio Oriente ai Balcani, per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali e contribuire alla ricostruzione delle istituzioni locali e all'assistenza delle popolazioni. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia! Saluto tutte le rappresentanze militari, religiose, civili, le associazioni qui presenti a Caltagirone che ci onorano della loro presenza qui in questa giornata. La giornata dell'Unità Nazionale e la festa delle Forze Armate sono oggi per noi ricorrenze alle quali attribuiamo una grande importanza. In primo luogo perché riassumono nella nostra essenzialità la realizzazione e la difesa senza tentennamenti dell'ideale della patria. Poi perché ci ricordano i vincoli e i patti di solidarietà presenti nella comunità nazionale italiana, per la quale tanti siciliani, al pari di altri patrioti di tutte le regioni della penisola, hanno dato la loro giovinezza e in tanti casi la loro vita. Infine perché ci donano la certezza che l'Italia, e non una parte di essa, attraverso il risorgimento e l'unità, si è connessa al cammino storico delle nazioni libere, che hanno determinato il proprio destino attraverso le libere istituzioni democratiche, la partecipazione popolare, senza alcuna discriminazione religiosa, etnica o politica, e il decentramento territoriale che ha consentito l'autogoverno delle regioni e dei comuni, come espressione istituzionale più vicina e diretta alle esigenze delle popolazioni interessate. Io sono del tutto d'accordo con quanto affermato il nostro grande concittadino Don Luigi Sturzo il 29 dicembre del 1905 nel famoso discorso di Caltagirone, allorquando, intervenendo sui problemi della vita nazionale dei cattolici italiani, iniziò a delineare i propositi politici essenziali che condussero alla fondazione del Partito Popolare Italiano nel gennaio del 1919. Sturzo ebbe a dire in quell'occasione, in polemica con gli ambienti vaticani che inducevano i cattolici a rifiutare la partecipazione alle elezioni politiche nazionali, negando al Regno d'Italia ogni legittimazione politica, che fu un bene per l'unità della patria, che fu un bene che per essa si fosse lottato e che per perseguire questi ideali molti generosi ebbero slanci di virtù, che l'unità ci ha dato una vita e affermiamo questa vita col nostro intervento. I moti risorgimentali che consentirono l'unità politica tra popolazioni secolarmente divise da fittizie frontiere e regni assolutisti fu resa possibile col concorso essenziale delle forze armate e di formazione di giovani volontari combattenti sotto la bandiera tricolore di Pisacane, di Mazzini, di Garibaldi, di Emilio e Attilio Bandiera. Essi furono un atto di amore e di fede nella patria, nella sua crescita contraddittoria ma sicura. Sappiamo tuttavia che il processo di unità politica e sociale dell'Italia non fu un cammino totalmente lineare,
dove lo spirito della libertà assunse le sembianze e la certezza del progresso economico, civile e culturale. La costruzione di una nazione da secoli frammentata comportò uno sviluppo economico squilibrato nei confronti del Mezzogiorno e non coerente con gli ideali democratici di quanti, in campo repubblicano, cattolico e socialista, si erano battuti per l'ingresso dei ceti più poveri, soprattutto contadini ed operai, nella gestione democratica dello Stato italiano. Nella nostra storia unitaria ci furono giornate di gloria, ma anche momenti tristi e difficili, ed oggi il nostro pensiero si rivolge a quanti, con loro sacrificio personale, hanno avuto impresso i loro nomi in questo luogo sacro di memorie. Ai coraggiosi caltagironesi caduti nel segno del dovere e delle idealità professate va il nostro ricordo commosso e incancellabile, affinché oggi le nuove generazioni conoscono la qualità di fatiche e privazioni che sono state necessarie per raggiungere alla maturazione democratica della quale e nella quale viviamo. Una società ed un'Italia, in vero, che nel pieno di una tempesta che ha investito l'economia reale, in primo luogo dell'Europa mediterranea, tanti stentano a riconoscere nei canoni valoriali della Costituzione italiana, nata dalla resistenza e dalla lotta al totalitarismo nazista e fascista. Un paese e una nazione, l'Italia, oggi attraversata dal vento di una crisi morale epocale, da sintomi di effettivo declino e dalla sensazione che il futuro non sia più nelle nostre mani. Evocare la memoria di un grande processo storico come quello risorgimentale ed unitario non basta alle nuove generazioni se essa non parla al presente. Sta a noi politici e amministratori rivestiti di un ruolo pubblico rassicurare i giovani col nostro quotidiano impegno dentro le istituzioni, col nostro indispensabile senso dello Stato, con la dichiarata ma praticata soprattutto incorruttibilità e il rifiuto di ogni privilegio derivante dalla funzione esercitata, dicendo a chi ci è figlio o nipote che questa Italia non è frutto di un destino già scritto, immutabile, nella sua scansione temporale, ma di ciò che noi decidiamo ogni giorno di farne. Non possiamo cedere allo sconforto indotto dalla negatività del tempo che stiamo vivendo, racchiudendoci nel disprezzo verso tutto quanto ci circonda o nella esecrazione di ogni espressione politica, anche quando essa è il risultato di ponderata e fruttuosa decisione nei confronti della comunità di appartenenza. Ognuno, nel ruolo che gli compete, deve operare perché si attui ovunque una proposta di ricomposizione civile e morale del Paese, una riunificazione fondata su una pratica forte e comune della cittadinanza, un nuovo patto civile tra chi lavora e chi è avulso e impedito dal mondo asfittico dell'occupazione, un nuovo accordo fondato sull'evidenza che saremo tutti insieme a salvarci o a essere travolti, e che la disintegrazione delle coscienze, delle vite, nell'assenza di lavoro produttivo rappresenta la certezza della sconfitta comune. Ancora un saluto a tutte le forze armate, alla magistratura, ai corpi dello Stato e delle istituzioni periferiche addette alla sicurezza, alla protezione civile, alla difesa della legalità nella sua multiforme espressione. Siamo loro grati per l'incisiva azione nel territorio a tutela dell'ordinato e libero svolgersi delle attività economiche, sociali e civili. Siamo grati per la possibilità di agire quotidianamente in ordinata libertà nell'espletamento delle condizioni esistenziali di ciascuno di noi, in un territorio difficile, minacciato da fenomeni di aggressività mafiosa, da comportamenti derivanti dalle norme di legge e dalla presenza invasiva della diffusione di sostanze tossiche. Alle forze armate, alla magistratura e a tutti i corpi dello Stato assicuriamo il totale sostegno dell'amministrazione e delle istituzioni comunali nella loro azione di contrasto e sopracitati fenomeni, nella convinzione che nessuno può chiamarsi fuori o fare passi indietro nella lotta per l'affermazione della legalità e che azioni unitarie e sinergiche tra il mondo rappresentativo politico e le forze di sicurezza dello Stato e la magistratura inquirente e giudicante possono rappresentare l'argine più efficace per inibire e combattere le organizzazioni mafiose e quanti minacciano a qualunque titolo la legalità e la sicurezza dei cittadini. Infine, nel salutare tutti i cittadini e soprattutto i più giovani, vorrei loro esprimere un sentimento di velato ottimismo su quello che è il nostro cammino di uomini rappresentanti delle loro esigenze all'interno delle istituzioni locali. Per quanto intenso e senza sosta, il nostro impegno può risultare insufficiente a dare risposte compiute agli interessi e ai problemi della popolazione di questo comune. Per uscire dalla crisi, questa comunità ha bisogno di unità, di un sentimento comune di solidarietà, di un rinnovato impegno collegiale.
Sovente dagli altri ci aspettiamo passivamente risposte che spesso non possono, per le più svariate ragioni, in una stagione politica così difficile e complessa, raggiungerci. Forse è arrivato il momento che ciascuno di noi, dal primo cittadino a tutti i cittadini, invece di chiederci cosa stanno facendo il Comune e le istituzioni per noi, si chieda come ebbe a dichiarare John Kennedy all'atto del suo insediamento alla Casa Bianca nel 1961, cosa sto facendo io per questo Comune, per questa comunità, per i beni comuni, per gli altri che ho accanto, rispondendo con sincerità a un quesito intimo. Qual è il mio apporto per il miglioramento complessivo delle condizioni del territorio di cui faccio parte? E questo in fondo l'aiuto che chiedo a ciascuno di voi, nel segno dei sacrifici di quanti ci hanno preceduto e che non hanno chiesto se valeva la pena di sacrificarsi per il Carso, per Calatafimi, per Roma Capitale, per la difesa della democrazia, per nascondere un ebreo perseguitato, per donare la propria giovinezza alla patria nel secolo scorso, oppure come oggi per le forze armate italiane, intervenire in Afghanistan o nei tanti luoghi in cui siamo chiamati a dare il nostro contributo per combattere il terrorismo e difendere la dignità dei popoli. L'ammirazione e il saluto commosso verso quanti risposero che valeva la pena, al prezzo di qualunque sacrificio, mi spinge a dirvi che vale la pena impegnarsi per questa comunità, per il suo progresso e per il suo sviluppo economico, civile e culturale. E sono sicuro che oggi e nei giorni che verranno questa stessa risposta è e sarà anche la vostra.